Eccoci pronti, allora in una ciotola ho già messo i fiocchi d'avena, adesso vado ad aggiungerci la frutta secca che ho già tritato. Io sto utilizzando nocciole e mandorle tritate, dopodiché vado ad aggiungere la farina di cocco. E amalgamo bene tutto, quindi ho messo prima gli ingredienti. Adesso aggiungo un cucchiaio di miele. Voi potete, se non avete il miele, avete lo sciroppo d'agave, potete utilizzare tranquillamente anche quello. E inizio a mescolare un Adesso pochino. aggiungo Circa 4 cucchiai di burro d'arachidi. E inizio ad amalgamare bene il tutto. Impastiamo bene fino ad ottenere un composto abbastanza omogeneo. Ecco qui. Dopo aver impastato bene, trasferirò questo impasto all'interno di una tortiera. Io sto usando una tortiera di queste per plum cake che ho rivestito con la pellicola. Quindi vado a versare il composto all'interno della tortiera. E aiutandomi con il dorso del cucchiaio, oppure anche con le mani se volete, vado ad appiattire bene. Una volta pronto il composto, l'impasto, sono andata a sciogliere a bagnomaria del cioccolato fondente. Io sto usando un cioccolato all'85%. Lascio, adesso aspetto che si sciolga bene e dopodiché continuiamo con la preparazione delle nostre barrette Eccolo qui, proteiche. pronto il nostro cioccolato, ho aspettato un pochino che si raffreddasse. Adesso posso versare il tutto sulla nostra base. E a questo punto vado a livellare bene il tutto. Vado a ricoprire completamente la superficie con il cioccolato. Ecco qui, infine, se volete potete spolverarci su un po' di farina di cocco. E anche se volete un po' di granella, io sto utilizzando la granella di nocciole, ma potete anche non mettere niente. Ecco qui, adesso a questo punto dobbiamo lasciar riposare il tutto in frigo per un'intera notte, dopodiché il giorno dopo andremo a tagliare Ed le barrettine. eccolo qui, dopo tutta la notte in frigo è pronto. Adesso l'ho estratto dalla tortiera. Vado ad eliminare la pellicola trasparente e inizio a, prima a dividerlo a metà con l'aiuto di un coltello, dopodiché andrò a tagliare le barrette. Ed eccole qui le mie barrette proteiche con avena e burro d'arachidi, sono pronte, guardate che buone, sono bellissime e vi assicuro che bu sono buone, buone, buone. Vi consiglio di provarle, sono davvero semplicissime da preparare e si conservano in frigorifero, in un contenitore ermetico per un paio di giorni. Provatele e poi fatemi sapere. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farle, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!